Buonasera, ben trovati gentili telespettatori di Teleprima, nuova puntata di Sport 91 Live, il tempo di analizzare la giornata di Serie A che ne è già iniziata un'altra, insomma questo è il calcio ai tempi del Covid, ma avremo sicuramente tempo di affrontare l'ultimo turno di campionato, il prossimo che verrà. Accanto a me Alessia Bartiromo, ciao Alessia, buonasera. Ciao Francesco, buonasera, ben ritrovato. Grazie, e sì, partiamo appunto con la giornata numero 24 che si è conclusa con l'ausilio della nostra grafica, con Torino Sassuolo che non si è giocata per via del focolaio che ha colpito i Granata. Ne parleremo perché si è creata la situazione. Poi con Lazio-Torino c'è stata poi il pareggio tra lo Spezia e il Parma, la vittoria del Bologna contro la Lazio, pareggio particolarmente curioso sicuramente della Juventus a Verona, la vittoria nel lunch match dell'Atalanta contro la Sampdoria, la vittoria del Cagliari in zona salvezza, il nuovo Cagliari di Semplici contro il Crotone, vittoria importante dell'Inter contro il Genoa, al pari di quella dell'Udinese contro la Fiorentina. Il Napoli rialza la testa, vince il derby contro il Benevento, e infine il Milan che ha vinto contro la Roma, tenendo accese le speranze dello scudetto. Perché? Perché lo vediamo con la classifica della 24esima, Inter e Milan in vetta con i nerazzurri a più 4 sul Milan, e la Juventus che è stata raggiunta dall'Atalanta. Nelle zone basse invece della classifica il Crotone continua a militare nell'ultima posizione, infatti notizia di ieri il cambio in panchina dei calabresi che hanno salutato e ringraziato Giovanni Stroppa per il grande lavoro effettuato, chiamando un veterano della categoria come Serse Cosmi. Anche il Parma non riesce a vincere pareggiando contro lo Spezia, il Cagliari invece è riuscito a rialzare la testa, come vi dicevo, battendo proprio il Crotone, la prima vittoria di Semplici. Ale, come al solito si inizia, come facciamo di consueto nelle trasmissioni, la partita che ti è piaciuta di più della settimana? Allora, più che la partita me ne sono piaciute varie, soprattutto di risultati alquanto particolari, però questa settimana mi hanno colpito particolarmente le dichiarazioni post partita degli allenatori, perché hanno espresso dei concetti molto importanti che non si sentono spesso nel mondo del calcio. Ovviamente non è il caso di Gattuso in silenzio stampa, certo, quindi per questa settimana, esatto, ancora non abbiamo ascoltato il suo punto di vista, e ci avrebbe fatto piacere ovviamente visto che Napoli è tornato vittorioso. Però mi hanno colpito in particolar modo le dichiarazioni di lato Samp, quindi di Ranieri, che proprio ha parlato di un momento di appannamento della sua squadra e di quella metà classifica che potrebbe far paura a molti, nel senso che arrivati ormai oltre il giro di boa con una squadra che ha la salvezza, possiamo dire, in tasca, certo, e ben lontana dalla zona rossa, anche una sconfitta ovviamente come quella rimediata contro l'Atalanta potrebbe passare in secondo piano, proprio perché non c'è più necessità di dare adito a grandissime prestazioni perché l'obiettivo primario è già in tasca. E proprio qui è entrato in scena Ranieri, che ha fissato due o tre concetti importanti nel mondo del calcio, che in primis anche in caso di Covid, quindi questo campionato Covid Edition, è importantissimo giocare bene anche per dare spettacolo ai tifosi che non possono andare allo stadio ma stanno a casa e che vogliono vedere una squadra giocare sempre con la maglia sudata, e quindi questo è molto importante. Le motivazioni devono venire quindi da sé, ovviamente i calciatori sono professionisti, altro dato importante da non sottovalutare, vengono pagati a fine mese e quindi devono fare il loro lavoro, anzi non deve essere un qualcosa di indotto ma un qualcosa che dovrebbe essere già insito nella mente dei giocatori di Serie A. Quindi cercato di spronare la sua squadra, una Samp sicuramente in un momento particolare, dicendo chi non la pensa con me è contro di me e quindi può anche essere messo fuori rosa e può anche non giocare. Io vado per la mia strada e voglio una Sampdoria che comunque dà il massimo in tutte le partite, e secondo me questo è un segnale molto importante. Credo comunque
oltre a valorizzare quello che hai detto, Ranieri è un grande allenatore, non soltanto per lo storico titolo che ha portato con il Leicester, ma è un allenatore che riesce a dare grande valore alla rosa, anche con scelte magari un pochino più delicate. Nell'ultima partita sia Quagliarella che Keita sono partiti dalla panchina, quindi è un allenatore che è giusto seguirlo, e lo dice soprattutto il suo palmarès. Tra le altre partite sicuramente colpisce la sconfitta della Lazio, anche qui la Lazio particolarmente altalenante, ma non ci si può non soffermare sulla lotta a scudetto. Io personalmente avevo dato certa la vittoria dell'Inter, qualche dubbio in più ce l'avevo sulla vittoria del Milan. L'Inter ormai è una macchina da guerra, quindi l'abbiamo detto già post derby, ovviamente vola sulle ali dell'entusiasmo, non ha le coppe, non ha altri pensieri, ha l'obiettivo campionato. Quindi è questa la cosa più importante, e si è confermato ovviamente strada in discesa con il gol dopo 23 secondi, quindi è stato tutto più facile contro il Genoa. Effettivamente è stata ugualmente importante la risposta del Milan, non era scontata. Un Milan che ha saputo soffrire e che continua ad essere anche un po' al centro delle polemiche, anche con questa ospitata di Ibrahimovic a Sanremo. Ed in questo, devo dire la verità, è anche bravo Pioli a levare un po' di pressione all'ambiente, dare fiducia comunque alla sua squadra, che non è solo Ibrahimovic dipendente, anzi. L'ha dimostrato, infatti, anzi, l'ha dimostrato anche nelle giornate precedenti, quando Ibra comunque non c'è stato, anche per infortunio, per questo nuovo infortunio. Quindi fa benissimo a ricordare che il Milan è una grande squadra, è una squadra comunque in costruzione, giovane, che può raggiungere obiettivi importanti fatti di singoli, ma soprattutto di un gruppo. E Ibra è sicuramente uno dei leader, ma non è l'unico, ed è giusto ribadirlo. Infatti ha detto: non lo guarderò neanche a Sanremo perché guarderò la partita della Juve. Quindi ha proprio tolto tutte le pressioni, certo, su questa mini polemica che si è creata. E mi fa piacere ovviamente della risposta del Milan, perché vorrei proprio vedere un campionato aperto fino alla fine, mi farebbe piacere ancor più in quest'anno particolare. Sicuramente è un periodo difficile, anche qui il Milan ha dato risposte. Purtroppo c'è qualche problema di infortuni, non solo Ibra, ma si è fermato anche Çalhanoğlu, mentre invece fortunatamente Rebic, la botta all'anca gli dovrebbe già consentire di essere in campo domani sera contro l'Udinese. Quindi questa lotta al vertice continua. Tu hai detto giustamente: bello vedere il campionato così, però con l'Inter che ha soltanto, diciamo, un impegno alla settimana, il Milan, secondo te chi può reggere? Io penso che al momento la favorita sia ancora l'Inter, per tanti motivi, un po' i continui infortuni anche in casa Milan, ma sicuramente anche l'Europa in casa rossonera, con due impegni molto molto, certo, importanti nelle prossime settimane. Ma credo che l'Inter già da almeno due anni sia stata costruita per l'obiettivo scudetto, quindi è una squadra sia per esperienza che come singoli, anche ovviamente con Conte, mentalizzata per quell'obiettivo, e grazie anche i continui passi falsi della Juventus, che non sta vivendo, certo, un momento molto brillante, delle prossime gare che comunque saranno impegnative e molto ravvicinate, credo che l'obiettivo sia proprio quello di incanalare un filotto quanto più lungo possibile per cercare una volata già in questo momento, e sarebbe una cosa molto molto importante. Mi hai anticipato sul discorso Juventus. Anche qui un pareggio, sicuramente il Verona ha una grande squadra, sì, Barak che sta vivendo una stagione straordinaria in tutto ciò. Ti volevo chiedere innanzitutto se è comprensibile pareggiare a Verona, e ti cito delle parole importanti di un grande allenatore, ex allenatore e attuale opinionista, ovvero Fabio Capello. Ha detto: la Juve di Pirlo non è la Juve di Sarri, non è la Juve di Allegri, sono pochi quelli che si salvano, tra cui Chiesa, che è un giocatore a mio avviso davvero di grande livello. E poi ha concluso, ha detto: a me Kulusevski non piace in attacco. Assolutamente d'accordo con le parole di Capello, anche perché la Juve è proprio come organico, non è la Juve degli altri anni, e questa comunque è una cosa importantissima da non sottovalutare. È una Juve diversa, basta fare un confronto rapido anche con il centrocampo stellare degli, certo, ultimi anni, ma soprattutto che alla quale proprio manca qualcosa, manca quella scintilla. Ora non so se è una componente psicologica, se è una componente che effettivamente dopo un decennio a vincere
vincere, l'obiettivo resta quello della Champions e forse effettivamente lo si vede ancora una volta inarrivabile, quindi si è un po' svuotati, certo. Anche se in casa Juve mi risulta molto difficile fare questo tipo di ragionamento, però è una Juve diversa, per molti tratti l'ho vista comunque molto famelica, ma che nella stessa partita ha troppe facce, ancora abbastanza discontinua, altra cosa di cui non eravamo assolutamente abituati negli scorsi anni, soprattutto nei gironi di ritorno, perché magari il girone di andata era un po' più sottotono per i bianconeri, ma nel girone di ritorno vedevamo una Juve veramente inarrestabile, sì. Persino capaci di rimonte incredibile ai danni delle squadre campione d'inverno, e invece questa Juve può essere battibile, l'abbiamo visto con il Napoli, l'abbiamo visto anche con il Verona che ha strappato comunque un punto, quindi sì, assolutamente un pari contro il Verona ci può stare, ma non me lo aspetto dalla Juve, anche perché nel primo tempo aveva avuto anche svariate logge, aveva comunque gestito bene la partita, poi nel secondo tempo è stata più arrendevole, quindi ha ceduto comunque il passo a un Verona che è una delle squadre che al momento fa più divertire e che gioca uno dei migliori calci d'Italia. Sicuramente il grande lavoro di Juric è sotto gli occhi di tutti, va elogiato per quello che è la rosa che ha a disposizione e per il calcio comunque di grande prestigio che riesce a far esprimere ai suoi calciatori. Mi sposto nelle zone calde della classifica, dicevo prima nella lettura dei risultati è arrivato un pareggio tra Spezia e Parma che fa molto più comodo ai Liguri, sì. Arriva una partita da analizzare che è una partita che può essere un po' una svolta per entrambe le stagioni di tutte e due le squadre, perché in un match comunque non facile il Cagliari vince a Crotone, semplici, rialza un po' l'umore del Cagliari, a Crotone la situazione è diversa e infatti dopo, citando proprio il club calabrese, dopo tante stagioni vissute in grande armonia, si sono separate le strade del club e di Stroppa ed è arrivato un grande veterano, il maestro Serse Cosmi, insomma te l'aspettavi, era arrivato ormai questo momento, la situazione era troppo difficile. Sì, era assolutamente nell'aria e fa sempre piacere di vedere Serse Cosmi nel calcio che conta, in particolar modo. Perugia è indimenticabile. È un personaggio fantastico, un grande intenditore di calcio, quindi fa piacere. Fa piacere però al contempo, l'avevamo detto anche nelle scorse puntate, anche per il Cagliari, perché insieme al Parma, e voglio spendere poi qualche parola anche sul Parma, è una di quelle squadre che si trova un po' nei bassi fondi, però la rosa dice ben altro, quindi è figlia un po' di molti risultati, anche di episodi sfavorevoli, un po' di quel vortice negativo che incappa quando c'è un filotto negativo, certo, di risultati, e quindi psicologicamente si va in difficoltà, però sono quelle squadre che tu dici no, assolutamente sono di media classifica, non te le aspetti comunque combattere per la salvezza, quindi ancora tutto è da essere. Per quanto riguarda il Parma, io sono d'accordo con il tecnico Crociato, è sicuramente anche un problema psicologico, perché ennesima rimonta subita anche nel finale, una squadra che al momento è demotivata, impaurita per questa classifica che adesso si fa veramente difficile, serve una scossa e serve subito, poiché veramente i punti in classifica sono pochi, certo. Le sfide si fanno sempre più delicate e ravvicinate, quindi non c'è neanche il tempo per prepararle nel migliore dei modi, lo diciamo molto spesso, anche perché quando si torna da una trasferta poi il giorno seguente già bisogna tornare in campo, magari proprio la mattina, quindi è difficile proprio mentalizzarsi, però il cambio di marcia ci deve essere da subito, perché altrimenti poi è difficile risalire la china. Cambio di marcia che non c'è stato, anche perché, come dire, magari proprio guardando l'ultima partita del Parma, un doppio vantaggio, una sfida, sì, delicata contro lo Spezia, poi la squadra si è disunita e la doppietta di Giasi ha regalato un punto che, come vi dicevo anche in precedenza, ha fatto molto più comodo alla squadra di Italiano. Ale, prima di fermarci, una dichiarazione ti voglio riproporre, che ho visto prima in redazione, del professor Bassetti, primario di Ligure, che nelle sue posizioni sempre molto particolari sul virus ha detto: perché non vaccinare i giocatori? Sarebbe un modo, come dire, valido secondo te per far proseguire la stagione?
Sicuramente potrebbe essere un'idea, però qui scomodiamo un po' le grandi teorie del coronavirus. Al momento ci sono tante categorie che forse vivono un momento più delicato. I calciatori comunque hanno un protocollo molto rigido, certo, da seguire. È vero che c'è un nuovo focolaio in casa Torino, ne parleremo sicuramente dopo, che ha creato tanti problemi, però credo che al momento è da considerare ovviamente anche quella degli sportivi, perché poi non sarebbe giusto neanche vaccinare soltanto i calciatori, perché ci sono anche tanti sport che stanno proseguendo e andando avanti. È sicuramente un'idea, ma al momento non può essere esclusiva per alcune categorie, perché poi a quel punto dico, perché poi non far rientrare anche i tifosi allo stadio, magari quelli vaccinati? È tutto un po' un cane che si morde la coda. Certo, sicuramente è una situazione un po' delicata. Quello che conta, diciamo, si cerca anche un attimo di uscire dall'ambito meramente calcistico, è che la campagna di vaccinazione possa proseguire nel più breve tempo possibile. Noi ci fermiamo un attimo, pochi secondi di pubblicità, ritorneremo per parlare della giornata numero 25 del Napoli e anche della Casertana. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci tornati in studio, Sport 91 Live, in compagnia di Alessia Bartiromo. Abbiamo parlato un attimo della giornata numero 24 e chiedo alla regia di introdurre anche la grafica della giornata numero 25 con il caso Lazio-Torino che spicca sicuramente in nostra contemporanea. C'è Juventus-Spezia, domani la giornata si apre con la sfida del Mapei tra Sassuolo e Napoli, e poi tutta una serie di anticipi barra posticipi, perché poi ci sarà Parma-Inter giovedì, ovvero Cagliari-Bologna, Milan-Udinese, Genoa-Sampdoria, Benevento-Verona, Atalanta-Crotone, Fiorentina-Roma e appunto, come vi dicevo, giovedì si chiude la giornata numero 25 con Parma-Inter, un'altra sfida particolarmente delicata per la classifica dei Ducali. Ale, allora vengo da te sul discorso di Lazio-Torino. Insomma, se c'è un problema è forse quello della recidiva. Esatto, ed è un problema molto molto grave, Francesco, perché purtroppo è l'ennesimo caso di un sistema che non sta assolutamente funzionando, anche perché a differenza di altri casi analoghi che abbiamo analizzato già negli scorsi mesi, quindi certo, già sono passati dei mesi dai primissimi casi molto similari, qui siamo a contatto con un focolaio, un vero focolaio. Ci sono tantissimi positivi già da una settimana tra staff, calciatori, quindi è impensabile far partire una squadra per una trasferta o far giocare semplicemente una squadra veramente a rischio cluster. Cioè, ad un certo punto si deve tenere ben presente la priorità in questo momento nel mondo, non solo in Italia, certo, che è la salute anche dei propri calciatori, non solo ovviamente di tutto ciò che gravita intorno, anche perché intorno a una squadra ci sono i calciatori, c'è lo staff, c'è l'allenatore, c'è la società, i magazzinieri, quindi veramente sono tutti realmente a rischio in ambienti molto molto piccoli, con temperature
temperature molto alte come può essere quella di uno spogliatoio. Il problema appunto è la recidiva, perché si è creato lo stesso caso anche di Juve-Napoli, certo, dell'ASL contro la Lega, con questo consiglio poi che è stato indetto oggi pomeriggio d'urgenza, ma che in realtà inizialmente non ha portato grandi novità, proprio perché nessuno si vuole assumere grandi responsabilità. Anche questa volta l'ha fatto l'ASL, che non ha voluto far partire ovviamente il Torino per il gran numero di positivi, quindi anche in questo caso il Torino ha detto no, l'ASL ha detto di no, non partiamo, ma la Lazio è obbligata poi a scendere in campo, quindi solita problematica, e ancora una volta non c'è risoluzione, quindi è un'altra falla nel sistema e deve essere però risolta una volta e per tutte. Ecco, ma proprio sul punto, diciamo che tutti stanno rispettando quello che è previsto, perché il protocollo prevede che c'è bisogno di un numero minimo di positivi, ovvero 10, per chiedere il rinvio. L'ASL ha detto ci sono tot positivi, e quando c'è un'indicazione di un'autorità superiore il Torino è tenuto a fermarsi. Certo. La Lega fa giocare perché dice il protocollo è rispettato, la Lazio deve scendere comunque in campo perché sennò rischia la penalizzazione. La soluzione forse più pratica può essere quella di rivedere il protocollo. Assolutamente sì, infatti lo stavo per dire, ma ti ripeto, già c'è stato un caso analogo, molto similare, con meno positivi, quindi meno grave paradossalmente, certo, di Juve-Napoli. Il protocollo non è stato rivisto, anzi è stata fatta solo una piccola riunione per rivedere alcune cose, però in realtà proprio questa sinergia mancata tra Lega e ASL non è stata rivista, perché questo è il problema principale. Però al buonsenso, al raziocinio di chiunque, l'ASL, che in questo momento rappresenta l'autorità massima che riguarda la salute ovviamente a livello territoriale, decide di non far partire una squadra, quella squadra non deve partire, è troppo rischioso. No, certo, poi viene il solito problema della gerarchia delle fonti: quando c'è una fonte superiore non c'è possibilità di essere derogata, come diceva giustamente Alessia, quello che è avvenuto a Torino e con il caso dell'ASL di Napoli si è ripetuto in egual misura con l'ASL di Torino. Ma anche perché, scusami, certo, Franci, se ti interrompo, il problema massimo invece di tutelare la salute sembra essere quando recuperare le partite, perché anche il presidente Gravina, anche tantissimi addetti ai lavori hanno detto sì, però si rinvia la seconda partita, il campionato è così fitto, già si è avuto difficoltà per recuperare, certo, Juve-Napoli il 17 marzo, quando le facciamo recuperare? Ma non deve essere un problema, cioè, ma anche a luglio si possono recuperare, ovviamente sto scherzando, certo, però c'è la concomitanza europea, sì, che dà qualche però problema. Assolutamente non deve essere quello il problema davanti a una situazione epidemiologica in questo momento in Italia con le varianti molto molto seria, quindi sì, non si può scherzare in questo momento anche per quanto riguarda il campionato. Per un calcio che si dovrà giocare ancora una volta nelle aule di un tribunale con ricorsi, contro ricorsi e avvocati, c'è un calcio che, come insomma dovrebbe essere regola, si gioca su un terreno verde, e qui introduco il nostro consueto appuntamento settimanale sul Napoli. Napoli che ha vinto il derby col Benevento, problemi risolti? No, troppo facile dire problemi risolti, una rondine non fa primavera, possiamo dire. Soprattutto a marzo. Esatto, perché, soprattutto a marzo, in questo periodo che poi fa caldo, ma il freddo tornerà, ne siamo certi. Quindi mi raccomando, portate sempre abbigliamento a cipolla, che è la miglior cosa. È fondamentale. Cosa. Esatto, è fondamentale. Scherzi a parte, no, i problemi sicuramente non sono risolti in casa Napoli, anche perché la partita sicuramente qualche sbavatura, come è giusto che sia, l'ha avuta, anche grazie alla caratura dell'avversario, che fino alla fine non ha mollato, l'ingenuità di Koulibaly nel finale, ed anche quella è stata una grande sbavatura sulla quale lavorare, soprattutto sulla mentalità dei calciatori. Però i problemi in casa Napoli restano, le polemiche legate al futuro di Gattuso restano, e la cosa brutta è che resta anche lui sulla graticola, quindi sembra che ogni gara sia un esame ulteriore per verificare la tenuta o meno, certo, della sua guida tecnica. E questo fondamentalmente è brutto, perché credo che non si possa lavorare bene fondamentalmente con questo clima. Lui e la squadra in questo momento sono stati particolarmente bravi, perché hanno fatto schermo, hanno schermato tutto ciò che in questo momento sta venendo dall'esterno. È una squadra sorridente, l'abbiamo vista anche nelle esultanze gol, l'abbiamo vista anche in campo con le indicazioni che si danno anche tra loro. Una squadra che ha ritrovato finalmente Dries Mertens come leader, ma non solo, proprio per il suo apporto
supporto tattico che è importante, ancor più in questo momento, poiché ancora non c'è Osimhen, reduce dal trauma cranico, sì, come ben sappiamo. È importante proprio per la sua leadership, il suo carattere, per la grinta che dà ai compagni appena entra in campo, riferimento ma anche mina impazzita. Quindi è un riferimento per i compagni ma non lo è per gli avversari, e questo comunque può essere un punto a favore costante del Napoli, oltre a essere ovviamente un calciatore cinico ma anche generoso, quindi ti crea l'assist, ti crea lo spazio anche per i compagni. Quindi giocatore fondamentale, è stato importante averlo ritrovato, ma soprattutto credo proprio che il Napoli abbia ritrovato Ghoulam. Non mi chiedere perché certo, non lo so. Cioè, gli ha fatto bene questo Covid asintomatico, evidentemente. Non so, è stato in casa, si è rilassato, ha fatto mente locale sulla sua vita. Non so, sai, magari in quei momenti in cui dici aspetta, si ora riflette. Esatto, fammi riflettere su questo momento e su cosa posso dare ancora al calcio e alla mia squadra. A parte ciò, però, veramente ha ritrovato un grandissimo Ghoulam, che stavamo aspettando ormai da tempo dopo gli infortuni, certo, e che anche lui sta facendo la differenza. Problema al crociato, insomma, sappiamo che è un infortunio molto 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 difficile. Mi ricollego al discorso Covid, perché non è stato solo Ghoulam a essere influenzato, sì, anche Koulibaly, e mi riallaccio al discorso appunto all'espulsione contro il Benevento. Leggevo nella giornata che il Mattino ha detto quelle che sono delle parole del franco senegalese dopo l'espulsione nel tunnel del Maradona, ha detto: ragazzi, scusatemi ma sono molto stanco. Quindi, come dire, anche una riprova, se serve, che il coronavirus fa veramente danni. Qui stiamo parlando di un atleta che ha una forma fisica, insomma, è monitorato, è controllato, e di suo si capisce anche solo guardandolo che è un giocatore che ha una forma, come dire, superiore rispetto a quella degli esseri umani normali, ecco. È verissimo, anche questo deve far assolutamente riflettere, anche perché non deve essere un alibi in generale per i suoi compagni, ovviamente non è il suo caso che è stato colpito dal Covid, ma davvero si sta giocando ogni 3 giorni, anche la stanchezza a livello mentale, non solo a livello fisico, è veramente tanta. Infatti si capiva che era un fallo praticamente inutile, sì, una porzione del campo inutile, ma che era quasi di stanchezza, quindi non possiamo dirgli praticamente niente. Spero anzi che ovviamente con questi recuperi dei giocatori che avrà a disposizione Gattuso ci sia più un modo di fare turnover anche in difesa. Devo dire bene anche Rachmani, che sì, mi sta comunque piacendo, mi sta convincendo, parafrasando le parole del mio papà, che comunque segue il calcio da quando è nato, ha detto: questo giocatore è proprio forte, quindi sì, ce lo ritroveremo. Si sta adattando anche alla difesa a 4, non è facile. Proprio restando in ambito azzurro, un'altra notizia sicuramente di rilievo è stata la presenza nello spogliatoio, breve ma, come dire, carica di intenzioni, da parte del presidente De Laurentiis, che ha detto: bravi tutti, adesso testa però al Sassuolo, partita difficile. Ricordiamo che all'andata i neroverdi riuscirono a sbancare l'allora San Paolo per 0-2. Ti aspettavi una mossa del genere da parte del patron? La speravo più che l'aspettavo. La speravo perché ci sono mancate comunque in questo periodo le parole di De Laurentiis, che non abbiamo mai ascoltato. Abbiamo ascoltato il parere di Giuntoli, sicuramente si era confrontato anche con il massimo dirigente azzurro, però avrei avuto molta curiosità, e lo ho ancora, nel capire il punto di vista proprio del presidente anche nella questione Gattuso. Ovviamente forse in questo momento non era il caso, no, di certo, dare vita a un botta e risposta davanti ai riflettori, però credo che quello che sia mancato inoltre in questo periodo sia stata proprio la presenza del presidente, che si è vista un po' di meno anche in molte partite come quella di Bergamo in Coppa, è andato via, è stato poco negli spogliatoi, quindi per la squadra è importante avere anche una gratificazione quando ovviamente fa bene. Il Napoli, che è un po' come l'Inter ovviamente in fase ridotta, certo, non avendo più le coppe può fossilizzarsi completamente sul campionato, quindi settimana tipo, si può allenare con più tranquillità,
anche se c'è già qualche polemica ovviamente per la data di recupero della gara contro la Juve, Juventus, che verrà proprio tra le trasferte contro Milan e Roma. Quindi era notizia poi di oggi che di un nuovo tentativo di De Laurentiis di spostare ancora questa data. Io spero di no, ovviamente, anche perché è molto impegnativo, però certo, sai, un bel viaggetto organizzato magari Milano, Torino, Roma, non partite, sarebbe male. Partite una dopo l'altra sicuramente, sicuramente non facili. Sì. Hai affrontato il discorso polemiche. Prima di chiudere il capitolo su Napoli, volevo chiederti un parere personale su una strategia, se possiamo così definirla, che a Napoli siamo, diciamo, non nuovi ad ascoltarlo, ovvero quando la situazione non va benissimo si entra in silenzio stampa. E in questo momento c'è sempre chi da un lato dice è giusto per preservare, dall'altra invece si priva la possibilità ad altri colleghi che hanno la possibilità di fare domande, proprio di cercare di capire qual è la mentalità, qual è l'atmosfera che si respira nello spogliatoio. Il problema è che se la domanda deve essere costantemente quella a Gattuso, qual è il tuo futuro, allora resti, allora vai via, è inutile, meglio il silenzio stampa, perché così almeno si scherma la squadra, come abbiamo detto già precedentemente, e si cerca di ricreare un ambiente piuttosto sereno. Nel momento in cui ovviamente la domanda è costruttiva, il discorso è un altro, però credo che in questo momento, dove la maggior parte delle problematiche sono derivate proprio nel momento in cui Gattuso ha avuto una mancanza di comunicazione con la società, quindi l'unico mezzo che aveva per sfogare i propri pensieri era davanti ai riflettori, credo che in questo momento sia la scelta più naturale il silenzio stampa, anche perché spero che dopo un minimo di filotto di risultati si possa tornare a parlare e soprattutto si possa anche ufficializzare l'idea di mantenere la panchina di Gattuso intatta fino a fine stagione, che ormai, diciamo, è abbastanza prossima, possiamo dire. Quello sì, poi naturalmente ne parleremo nel corso delle settimane. Calcio non solo in Serie A, ma si gioca domani in Serie C, un momento un po' difficile. Qui introduco il tema della Casertana dopo una sconfitta che, diciamo, tutto sommato ci può stare. Ne hai parlato la scorsa settimana contro l'Avellino, è arrivata una sconfitta che ci può stare un po' meno contro la Turris, e il quadro complessivo della gara l'hanno fatto in coro mister Guidi e Mario Pacilli, hanno detto non si va avanti con questo approccio. Il tecnico Guidi è stato forse ancora più severo, ha detto un bel bagno di umiltà, perché ci sono alcuni giocatori che non hanno saputo cogliere l'opportunità. Eh sì, forse la Casertana ha sottovalutato un po' l'impegno sempre difficile poi nel derby contro la Turris, era anche andata in vantaggio con questo primo gol di Pacilli, che, come ho detto anche allo stesso protagonista, avrebbe meritato la vittoria, assolutamente è stato anche un bel gol. A parte ciò, però, è una Casertana che comunque a livello di prestazioni sta facendo comunque bene in questa parte di campionato, ha dovuto affrontare gare anche difficili, abbiamo detto anche nell'altro derby contro l'Avellino, e soprattutto a tantissime defezioni che ancora registra, anche di giocatori importanti, anche perché nuovamente in questo caso ha anche un campionato Covid Edition, quindi si sta giocando praticamente ogni tre giorni, trasferte anche lunghe come nelle settimane passate fino in Calabria con 7-8 ore di pullman, quindi sono situazioni comunque complesse da gestire, c'è sempre questa paura del Covid, ovviamente, anche se praticamente quasi tutta la squadra già l'ha avuto, quindi sono un po' più sereni per quanto riguarda questo, però gli infortuni veramente stanno falcidiando ancora la Casertana, così come anche da inizio stagione. Credo che però ovviamente la cura sia sempre la stessa, in questo mister Guidi è bravissimo, quindi tanto lavoro, umiltà, obiettivo salvezza in primis, perché appena si inizia un po' a alzare l'asticella, ovviamente si può andare in confusione e soprattutto si tende non più a giocare come si sa. E questa è la cosa più importante, sono certa che comunque la Casertana conquisterà quanto prima la salvezza, in modo da poter pensare eventualmente a una posizione per i playoff. Proprio sul discorso della salvezza, io ammiro molto la grande umanità di mister Guidi, lo vedo un allenatore che non solo è capace, capisce di calcio, ma capisce e, come dire, sa valorizzare quelli che sono i giocatori, dando loro la possibilità di emergere. Sue sono le parole con riferimento al fatto
ed è un giocatore che a te ne abbiamo parlato anche alcune volte a microfoni spenti, ha detto prendete il caso di Avella. Avella non è partito per fare il primo, non doveva giocare titolare, a suon di prestazioni si è guadagnato il posto e adesso ci sono tante squadre che vorrebbero prenderlo. Ti piace questo approccio e soprattutto un mister Guidi che dice attenzione a non dimenticare i periodi difficili, adesso siamo quasi in zona playoff ma non bisogna dimenticare il periodo che abbiamo affrontato. Anche perché i periodi difficili poi non sono lontanissimi, parliamo certo, di dicembre, quindi ed erano periodi realmente difficili dove la classifica era molto allarmante, più che in zona rossa, quindi parlando di zone e colori certo, che in questo periodo sono note e frequenti, esatto, ci accompagnano sempre. Mister Guidi poi è una persona fantastica, basti pensare che a fine conferenza ci saluta sempre singolarmente ad ogni giornalista, ovviamente per quanto possibile certo, dato le restrizioni Covid, ma è veramente una persona splendida che sa lavorare, lavoro, testa bassa, umiltà e valorizza comunque, come hai detto giustamente tu, il suo parco giocatori, soprattutto quelli più giovani, sa come stimolarli ma sa anche come gratificarli. Infatti ha fatto proprio il nome di Avella, ha fatto questo caso parlando poi dei calciatori chiamati in causa, magari un po' lasciati da parte, quindi le cosiddette seconde linee, chiamati in causa per infortuni ovviamente dei titolarissimi. Però ha detto è comunque il gioco delle parti, devono stare tutti sulla graticola, devono dare tutto il massimo in allenamento, ovviamente le gerarchie poi si decidono strada facendo, chi è al top e chi gioca al meglio poi scende in campo la domenica, è il caso anche di Avella che sta facendo la differenza e sta facendo veramente benissimo e spero infatti che la casertana lo blindi assolutamente per non cederlo a nessuno. Certamente un ottimo portiere, sta facendo una grande stagione. Ale, prima di chiudere, l'ultimissima, sai che non sono molto a favore dei pronostici, ma ti chiedo solo che partita ti aspetti domani. Mi aspetto una partita con tanti gol, quindi anche io sono un po' scaramantica, quindi non voglio fare pronostici, però assolutamente una bella partita, divertente, con tanti gol, quindi lo spero, speriamo. Almeno ci divertiamo. Giù, sempre bello, insomma, le partite con tanti gol, indipendentemente dalle parti, sono sempre piacevoli. Noi ne parleremo sicuramente la prossima settimana qui a Sport 91 Live. Siamo in chiusura, come sempre vi ricordo gli appuntamenti del nostro canale con Alessia Bartiromo, c'è prima Serie A alle ore 21:30 di venerdì, mentre il sottoscritto lo trovate tutte le domeniche con il tavolo della domenica, sempre alle ore 21:30. Io ringrazio Alessia Bartiromo, grazie, come sempre. Grazie a te, Franci, grazie. L'appuntamento per Sport 91 Live è a martedì prossimo. Grazie a voi per averci seguito e arrivederci.